Salve ragazzi, io sono Yata e questo è All of Night. Come ho detto nel precedente episodio, in questo, che è l'episodio numero 13, andremo nel villaggio delle mantidi e lo completeremo come si deve questa volta. Un piccolo avviso, in descrizione potete trovare una piccola recensione che io ho redatto per Game Legends proprio su All of Night. Come potete vedere l'ho fatta per esigenze. Perché sto venendo qua? Per esigenze di... per tempistiche prima di aver completato il gioco, quindi soltanto può essere vista come un'impressione a... momento, ma posso arrampicarmi qui? Come un'impressione molto determinata su quello che il gioco contiene. Sì, è una cosa stupida, ma ho deciso che sta cosa sta da fa. Ok, questa è un po' difficile. Non pensavo di farcela. È l'ultimo pezzo della maschera, vero? Dov'è? Sì, così vediamo finalmente. Io credo che aumenti la vita perché l'icona è la stessa, però... Eh già. Abbiamo una maschera in più, che significa che possiamo incassare un colpo in più prima di morire. Olè. Tra l'altro, nel precedente episodio ho fatto molto, molto backtracking. Cioè molto, ho fatto mezz'ora di backtracking tra una cosa e l'altra, 40 minuti forse. E mi sono reso conto di una cosa. Ora a posteriori, dopo averlo finito, che le cose che mi ero prefissato di voler fare non le ho fatte. Cioè, qui si può scendere, giusto? Sì. Tanto qui c'era Cornifest, giusto? Giusto. Ah, tra l'altro questa è anche una buona occasione per vedere Cornifest rimane in tutte le location. No, si sposta. Man mano, ok, ha più senso. A me non mi interessa più saltare su di voi, adesso ho il salto della mantide. Meno male perché odiavo quella la meccanica che mi costringeva a saltare sui funghi. La odio in maniera sviscerale. Ok, va bene, non c'è problema. Odio anche prendere danni stupidi. Tanto esplodi, lo so, eh. Inutile che fai il finto tonto. Si leggo nel pensiero. Sapete che qui non mi ricordo dove si va? Ah, però adesso con due colpi li ammazzo. Che bello. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Ma vattene, va. Vediamo dove si va qua sotto. Zona sconosciuta. Però è sempre... Si è sempre del... Se non cambia nome, e quindi ho sempre distese di funghi. Ok. Io voglio... però come si fa qua? Ok. Ah, si fa nella vecchia maniera. La vecchia maniera ha fallito miseramente. Dicevo. Perché io non penso di arrivarci lì con un dash. Sì, ci arrivo. Mi sono fatto tanti segoni mentali per niente, quindi. Tanto per cambiare. Questa è una piccola zona extra che non porta da nessuna parte, ma che mi regala qualcosa di importante. Sta cambiando la musica? Ok, ho fatto la cavolata. Ho dato per scontato che ci fosse. Ho dato per scontato che ci fosse. Ouch! Ci fosse suolo sotto. Non è una cosa da dare. Ok. E che dove farci qui? Una bella madre. Ah, mi sa che qui c'ero già stato. Avevo liberato un... Può essere? No, non mi ricordo. Possibile che abbia liberato qui un... Ok. Un bambino del verme? E non so come arrivarci di là. Ci perdiamo un po' di tempo? Ma sì, dai. Ops. No, dai. Non ci posso credere. Ok,
altro bambino del verme trovato. Qui, dopo tutto, non è stata proprio una completa perdita di tempo. Fammi indovinare dove riparto. Vabbè, se ci muoio non fa niente, la prendo con filosofia. Ah, ma lì si poteva andare, sono un cretino. Sono un cretino. Allora, rieccoci qua alla zona molto, molto poco simpatica. E già iniziamo male. Sì, ecco. Non si può fare, eh. A me basterebbe arrivare. Qua, ecco, ce l'abbiamo fatta. Poi magari, ecco, poi magari scopriamo che c'è la fregatura anche sotto. Che io pensavo di essermi risolto tutti le possibili rogne, invece no. Fammi ripartire dal mezzo. Oh, cavolo. Ok, cos'è questo? Spore Shroom. Spore Shroom. Credo sia qua da qualche parte. Vediamo un po'. Ah, mentre mi concentro. Mentre uso il focus. Praticamente emano un alone, una cosa così, chiamiamola. Per amor della semplicità la chiameremo alone. Che praticamente fa danno. Fa tipo un dot a tutti quanti i nemici intorno. Ah, superata questa postazione, dovremmo avere il primo incontro, vabbè ce l'abbiamo già avuto in realtà, con le mantidi. Siamo nel villaggio delle mantidi, scusate per la piccola deviazione di prima, ma andava fatta. Altrimenti sarei stato col dubbio per sempre e ci stava. Quindi andiamo. Io vi ricordo che qui nel villaggio delle mantidi abbiamo ottenuto un potenziamento estremamente utile, che è quello che ci permette di arrampicarci sulle pareti. E di fare il rimbalzino così comodo. Ora. Ok. E sì, ho fatto una performance orribile contro quei due. Speravo di poter fare una figata, ma non mi è venuta minimamente. Ma qui c'è il niente. Per modo di dire. Olè. Qua c'è tipo una minaccia per chiunque si avvicina al villaggio delle mantidi, perché le mantidi sono sempre molto, ma molto socievoli, è risaputo. Basta guardare la loro romanticissima vita sessuale. Ora, si scende. Questa parte in realtà l'abbiamo già fatta. Sì, no, non mi ricordo. Io tra l'altro ho visto. Vabbè, no, ci torno dopo. Perché ho visto che lì sopra in cima c'era un'altra viuzza. Che non so per quale motivo io non ho utilizzato. Tanto con tre colpi adesso muoiono, prima erano molte più toste da buttare giù. Si ringrazia l'upgrade fatto alla nostra arma per Ole. Ciccia, che vuoi fa? Non sono più il piccoletto di prima. Qui sotto c'è la panchina, giusto? Sì. Che è un ottimo punto. Dove? Lo sapevo, mi sono detto, vabbè, tanto c'è una buona chance che cado. Lo sapevo. Ok, c'è una buona possibilità di cadere sull'asciutto, no? E invece no. Ah, giusto. Nel precedente episodio ho scoperto sta cosa. Possiamo intercettare. Sicuramente sarà successo anche prima, ma non me ne ero reso conto. Si possono intercettare i colpi. Oh no, eh. Si possono intercettare i colpi semplicemente. Colpendo nell'esatto momento in cui ci colpisce un nemico.
Non mi sto preoccupando del danno semplicemente perché tanto poi c'è la panchina. Che in realtà era facilissimo, quindi panchina e si va. Ora, a parte che io non mi ricordo di essere mai stato qua sotto. No, sì. Non mi dice niente. Neanche quel mostro mi dice niente. Penso che l'avrei già. No. Notare che in caso di morte io avrei anche un minimo di mappa di questa zona. Tanto è sempre il villaggio delle mante di questo, no? Vero? Che cacchio. Ispeziona. Dashmaster. Allora, contiene l'affinità con l'eccentrico insetto conosciuto come il signore dei Dash. Il possessore, il portatore, sarà in grado di fare il Dash più di frequente e anche fare il Dash verso il basso. Perfetto per chi vuole muoversi più velocemente possibile. Oh, figo! Si sta benissimo sta cosa. In primis è uno charm nuovo. E fino a lì ci stiamo. Secondo, posso. Ma qua, come ci si può? Chissà come ci si arriva lì da lui. E ora possiamo andare a esplorare il villaggio delle mantidi vere e proprie. Questo è l'ingresso del villaggio delle mantidi. Che poi magari a posteriori scopriamo che non c'era niente da fare qua dentro. Avevamo già fatto tutto, però il dubbio ce l'avevo e tanto vale farlo. Tanto vale controllare. Anche perché col concept di andare a vedere il villaggio delle mantidi ho trovato già due charm carini. Tutto questo senza arrivarci al villaggio delle mantidi stesso. Non ci posso. Mantis Village. Ok, e qui siamo entrati. Ok, va benissimo. Mi pare che si può andare sia verso l'alto che verso il basso. Concettualmente. Va bene, bravo. Aiuto le scatole. Possibile che non si possa. Non c'è abbastanza superficie per aggrapparsi, credo. Togli dalle scatole. Ok. Ora. A parte morire in maniera stupida. Che apporto puoi dare a questa run? Villaggio delle mantidi. Ok. Cosa c'è qua sopra? C'era sia una salita che una discesa. Quindi non so precisamente dove conveniva andare. Qua mi ricollego, credo, con. Lì c'è un cadavere con qualcosa che sbilluccica. Lo sapevo. E un altro di questi alberi, ne ho trovato uno nel precedente episodio, mi pare. Forse. Comunque era nella città delle lacrime. Questo cos'è? Ah, un altro diario di un viaggiatore. Ok. Quindi il reliquiario sarà contento. Ma neanche. Però in realtà è contento sì, ma neanche più tanto perché dice che sono abbastanza comuni. Sì, sono comunque oggetti antichi e quant'altro, ma per la sua stima sono abbastanza comuni da trovarne in giro a bizzeffe. Allora, qua si collega dappertutto. Ah, ecco dove si riattaccava, perfetto. C'è presente quella via che all'inizio dell'episodio ho detto non so dove porta? Ecco, adesso lo so. Ora, mettere di qua, dove andiamo? Che è molto interessante. Andiamo dove non possiamo andare, immagino, perché senza una specie di doppio salto il dash non riesco a farlo. E niente, quindi ci si infogna nella direzione sbagliata. Ole, ole. Non riesco a capire come interagire con questa cosa. Se provo a concentrarmi. No, ok, non fa assolutamente nulla. Niente. Allora, si scende giù. Si scende giù, si scende giù. Esatto, c'è quella fossa nel villaggio delle mantidi.
Sì, togli dalle scatole tu. Sorry. Qui sarebbe la fossa. Perché se qui non è una vera fossa, cioè, non si apre così. Ma no, dai, così ci rosico. Quindi qui non si poteva fare nulla. Va bene, visto che mi manca ancora parecchio tempo di video, sapete che faccio? Vado dove non sono potuto andare nel precedente episodio. Cioè, nel percorso quello addombrato. Allora, stavo tornando nella zona alla buia, però mi sono reso conto che qui nel crocevia dimenticato c'è questa zona che non ho esplorato quasi per niente. Probabilmente perché ho visto sti cosi, ho detto no, vabbè, lasciamo perdere. Però, tanto vale. Visto che stiamo cercando il da farsi, prima di andare nel tempio dell'uovo nero. Ok. Ok. Non ero sicuro che riuscissi a passare lì. Ok. Quello è un altro pezzo di maschera. Tutto per me. Già. Ah, per capirci siamo qui. Sì, vabbè, qua. Lì in basso. Appena sotto la panchina, credo sia. Ora. Continuiamo verso dove stiamo andando veramente. Allora, questa è la zona più a destra della mappa, circa. Ho mancato ora un soffio. Qui ce l'ho mai venuto? Sì, no, non ce l'ho mai venuto. Come ho fatto a non esserci mai arrivato qua? Non era dove volevo andare, ma è comunque una zona nuova che non avevo esplorato, quindi... È impressionante quello che si trova mentre non si cerca. Ok. No, no. Okay. Non so umanamente come si fa. Ecco, a risalire. Perfetto. Non so precisamente dove sono, tranne che probabilmente in un posto molto pericoloso. E lì c'è una luce. Credo essere vicino alle miniere, soprattutto visti i minerali. Però non ne ho idea, in maniera sincera. Crystal Peak. Un'altra zona sconosciuta? No. Ah, no, qui non ci voglio andare per ora. Allora, ovviamente adesso che abbiamo sbloccato quella parte ci indica Crystal Peak anche da là. Perché prima non c'è... Allora, questo serpente che prima non lo vedevo. Tutto quello era perché non lo vedevo e basta. E quindi che dire? Facciamo una cosa, ragazzi. Non voglio rendere inutile sto video. Quindi, Crystal Peak anche da lì non ci voglio andare per ora, a meno che non mi ci indirizzino. Però voglio andare nel Tempio dell'Uovo Nero e vedere cosa succede adesso. Questa cosa sta strana. Visto che sarebbe effettivamente il nostro obiettivo primario. Il Tempio dell'Uovo Nero. Anche soltanto che ci si apre un portale, una porta. Entriamo qua dentro. Tempio dell'Uovo Nero. Non è successo assolutamente nulla. Me l'ha indirizzato. Non è successo nulla. È considerato abbastanza importante da meritarsi la notazione, ma non è successo nulla. Quindi che fare, ragazzi? King Pass. Momento, ma io sono... Ah, da lì sono arrivato, ok. Sapete che faccio? Tanto vado a parlare col Papà Vermone. Nella speranza che mi dia qualcosa. Mi dia qualcosa. Allora, vediamo se sei disposto a darmi qualcos'altro per l'aiuto. Sì. Grazie. Allora, ragazzi, sono tornato nel villaggio delle mantidi per un motivo molto semplice. Ovvero, c'è una cosa che ho visto in fase di editing che non ho fatto.
E visto che l'editing stesso mi è venuto lungo 20 minuti per puzza, e volevo portarlo a 30 per non fare troppi episodi, infatti, per non fare troppi episodi, mi sono detto, visto che nel precedente episodio ha funzionato così tanto bene, cerchiamo di sbloccare questa cosa in questo. Ci abbiamo circa 10-15 minuti di try, se così vogliamo chiamarli. Sì, 1, 2. Se muori magari mi fai un favore. Grazie. Tra l'altro, tutte queste creaturine sono un pochettino una rottura di scatole, ma avrei voluto lasciarle in vita, perché le potevo usare per ripristinare un po' la mia anima. Perché sì, ricordavo che qui c'è questa rogna infame. E infatti è già il primo danno. Terzo. Oh no! Niente. È più forte di me fare ste cavolate? Quanto pare? Ok. Perfetto. Ora. Dimmi che si scendeva qui e si scendeva qua. Levetta attivata e... si è mossa parecchio per essere soltanto questo. Quindi penso che sia il modo per aprire il portale verso il basso. Mia spiegazione sensata, infatti, eccolo qua, portale verso il basso, giusto per noi. Poi, allora, cosa divertente, io ho attraversato il portale, a parte che sono ancora troppo in alto per il portale vero e proprio, per un motivo molto semplice: volevo andare a recuperare vita con quel tizio. Vai, vai, ole, perfetto. Ora posso finalmente scendere e continuare questa avventura nel villaggio delle mantidi, che era d'altro lo scopo del nostro episodio. E lo scopo del nostro episodio, che poi ho divagato completamente a destra e manca. Ma fortunatamente adesso abbiamo quello per cui eravamo venuti. Olè. Brutta cosa. C'è troppe spine ovunque. Non mi sento a casa. Penso lo stesso valga per voi, a meno che non avete una casa molto, molto strana. Chi sono io per giudicare, anche se fosse. Dai. Grande. Sì, ennesima zona che io odierò, quindi, a quanto pare. Allora, lì c'è un altro. Allora, questa si dovrebbe poter fare saltato troppo in alto. No. Non è proprio facilissimo prendere il timing giusto, eh. Ok. Ok. Se scendo posso risalire? Non mi pare, ne sto così su due piedi. Ok, però abbiamo una levetta, che credo mi permetta poi una discesa più confortevole, giusto? Ok. E anche qua. Eccellente. Sì. In realtà voglio attivare questi combattimenti per un motivo molto semplice. Non disdegno la capacità di riprendere vita. Non penso che la disdegni nessuno, in realtà, eh. Però tanto vale sottointendere l'ovvio, a volte. Ok. Adesso, se io faccio così. Bravo. Ah no, qua è da dove sono salito. Quindi bravo ancora. Niente. Qui non si scende. Qui sì, però. E ci sono creaturine molto poco amichevoli. Ok. Ci ho rischiato perché avevo soltanto uno di vita. Un altro colpo e mi uccidevano. Ho sprecato un po' di anima, sì. Lo rifarei... probabilmente sì, ancora. Ok. Anche questo shortcut, se lo chiamiamo shortcut, è stato tolto. Qui dove si va? Bastarda! Me l'ha attivato lei! Cioè, non so se vi siete... ci sono rimasto malissimo. Ok. Tornerò per te, piccola mantide, tornerò per te. Faccio finta che non sia successa quella cosa, è stata troppo ridicola anche per i miei standard. Olè, altra piccola. Vai, vai, vai. Il problema è che io non so precisamente. Qui c'è della vita. Ok.
Anche qui è bloccato, ovviamente. Troppo facile, troppo facile. Magari recuperiamola sta vita al posto. Ero convintissimo che lì non mi beccava. Si è visto con la calma con cui stavo dinanzi al pericolo, immagino, però. Ok, no, devo farmi il percorso quello un pochettino al lato. Quello un po' infame. Che è questo. Allora, qua posso buttarmi con tranquillità. Qui credo di potermi buttare con tranquillità. E ennesimo shortcut aperto. Che poi tecnicamente non so neanche se chiamarli shortcut questi. No. No, dai. Una cosa così no. Mi ero dimenticato dove dovevo scendere. Ole. Li ho già attivato. Ok. Da lì non credo di riuscire a passare nemmeno con tutta la fortuna del mondo. Figuratevi con la mia. Ok, anche qua. Ennesima levetta da tirare? Eh sì, perché qui posso aprire quest'altro. Momento, l'hai aperto, vero? Sì, che cacchio. Io non mi fido più di quello che posso avere sotto, quindi è meglio scendere con calma. Sono i regnanti? Io non posso. Ma c'è una specie di scalino. Guardate, non cammina. Ok. Challenge. Sfida. Kika. No, ma io non volevo sfidare. Vabbè, guardate. Giù la testa, sulla testa. Giù la testa, sulla testa. Vabbè, seriamente. Challenge. Ok, combattimento. I signori delle mantidi. Ha un moveset molto simile a quello della creatura che mi ha trucidato nel... Non so se vi rendete conto del fatto che non riesco a ferirlo. È morto. Ci stava come tentativo. Si riprova. Ok, abbiamo recuperato la nostra... tutto. E riproviamo. Tanto li vedo abbastanza ostici come... lo vedo come abbastanza ostico come scontro. Allora, il primo arriva. Mantis Lords. Che sono estremamente veloci. Non mi lasciano neanche il tempo per... Allora, forse questo è l'attacco che più lo lascia scoperto. Sfortunatamente non ho... Morto. Ok. No, non mi posso far sconfiggere anche da me stesso praticamente. Comunque riproviamo lo scontro contro i Mantis Lord. Devo giocarmela meglio in certi... Scusate il silenzio, ma non mi sento proprio in modalità. Riesco a fare grandi cose. Ok, lo fa in due modi. Uno che sale e scende e l'altro che scende. Ok. Benissimo. Non mi chiedete come ho fatto a non prendere... Ma in effetti, quando mi fa quell'attacco, ma posso... Mi sono appena reso conto di una possibilità che forse non avevo neanche considerato. Quando mi fa l'attacco questo qui, no? Sì, io posso colpirlo. A parte che non lo facevo perché sono un po' tonto, ma... Ok... Uno è andato. Già ci sono. Ricarica. Quello è ferito. Fammi indovinare. Immaginavo che arrivassero poi in coppia. Ma l'ho colpito?
Vai. Che era per riscaldamento? Cioè il primo. Il primo è stato stati così gentili da mettersi lì per farmi riscaldare. Ok. Quello era più ostico di quanto pensassi da schivare. Ok. Uno. La cosa è un mezzo casino. Non riesco a trovare margine per curarmi. No, davvero, non riesco a trovare un margine per curarmi decente. Un altro è andato. Questo era un margine buono per curarmi. Dai. Se non cambiano mosse, è tutto a posto, però. Ok, non hanno cambiato mosse e sono stati sconfitti, immagino. Sì, intanto mi curo mentre mi omaggiate per la mia potenza. Ah, semplicemente così, mi lasciate passare? Rispetto. Neanche due parole di sì, bravo, cioè un autografo, no. Tutto così. Ok. Cosa c'è qua? The depthness. Le profondità, quindi? Lì c'è un frammento di maschera, però io non conto di voler continuare questo episodio. Cioè, il tempo che mi ero prefissato l'ho usato, quindi, ragazzi, dinanzi ai signori delle mantidi, io vi dico che questo episodio è concluso. Spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento, piace, una condivisione è sempre gradita e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!